I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Ero là, là dove? In spiaggia, proprio sopra il bagnasciuga. Troppo tardi ho scoperto che ero sopra una tartaruga. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Eccoci qua, buona serata amici, ben trovati con Casalotto ovviamente, appuntamento in diretta, siamo in diretta, ci siamo già visti oggi pomeriggio, grazie davvero, ci avete seguito in moltissimi e siamo in diretta anche questa sera ovviamente con loro, i nostri grandi protagonisti ancora di una bella estrazione, non ricchissimissimissima, ma ancora una volta comunque positiva e pronti all'estrazione di domani sera. Marco e Lio, buona serata ragazzi. Buonasera a te Walter, buonasera Marco, buonasera a tutti coloro che stanno seguendo la diretta del lunedì pomeriggio. E come abbiamo detto, questo pomeriggio si riparte, nuova settimana, nuovi consigli, assolutamente i migliori in assoluto, anche per l'estrazione di domani. Una cosa dobbiamo ricordarla in apertura, ricordiamo sempre che le nostre informazioni andranno seguite dalle 3 alle 5 estrazioni. Ciao Marco. Ciao Lio, ciao Walter, un buon lunedì sera va a tutti gli amici di Casalotto e siamo ancora in casa vostra per quello che è l'appuntamento serale. Circa mezz'ora ripercorreremo i risultati di sabato. Walter ha ricordato non ricchissimissimissima, ma diciamo abbastanza ricca, perché la dipartita di uno dei due centenari di Torino ci ha Sì. portato ad inquadrare nel modo più corretto ancora una volta tra un mix, perché ricordiamo erano 6 i centenari e non li abbiamo consigliati e giocati tutti e 6, un buon consiglio, perché su quello giocando due volte l'ambo secco, l'unico ambo che avevate, l'abbiamo portato a casa. Altri piccoli risultati, certo, purtroppo fallimento col gioco del 90, ma è proprio da lì che noi dobbiamo ripartire, perché sapete essere un'ottima caratteristica, e quindi con il gioco del 9 e del 90 a volte dobbiamo accettare l'estrazione terribile che non dà nessun tipo di risultato, ma poi sapete che non ne passano due o tre che il risultato arriva. E per domani sera, sesta estrazione del mese di settembre, ci sono delle ottime possibilità. In realtà c'è un'ottima possibilità, tra poco Lio ce la illustra, state lì. Peraltro, Marco, il 90 in questa prima parte di settembre è stato proprio lui particolarmente assente. I ritardatari, si sa, Sì. possono prendersi anche i loro colpi, però proprio per questo ormai questo 90 è in corsa, perché settembre comunque lo Sai, porta però c'è da dire che statisticamente. abbiamo sostenuto 5 estrazioni, quindi domani è Esatto. la sesta e se ne sono presentati solo due. Uno è stato con l'89-90 in ambo vinto a Cagliari, quindi quello è stato un risultato Sì. magari non fantastico, però ce n'è uno più fresco che è il 31-90 invece sulla nazionale, che abbiamo vinto al Nazionale. primo colpo secco su ruota, perché avevamo proprio Cagliari e nazionale. E quindi devo dire, sai, su 5 estrazioni puoi dire 3 sono state brutte, un 89-90 al secondo colpo e un 31-90 al primo, quindi Sì, il sicuramente gioco siamo assolutamente assolutamente. all'attivo, perché ricordiamoci che paga 235 volte la posta, quindi tra le 5, 3 schifezze, una discreta, una straordinaria, perché l'ambo su ruota è una vincita straordinaria, Sì, infatti tutti gli scontrini che andavamo a vedere erano quasi tutti giocati un po' più di un euro, questo non vuol dire è un bel esattamente, moltiplicatore, eh. quindi insomma uno può anche davvero stare una settimana, 10 giorni senza vincere, questo fa parte del gioco. Devo dire che in questo periodo, insomma, però in realtà una settimana, 10 giorni non ci stiamo, ci sta Esatto. un'estrazione brutta, ma poi come avete visto anche sabato, nulla di fatto con 90, ma meraviglia sul gioco del centenario, quindi caschiamo in piedi un'altra volta. Vediamo un po', insomma, per domani cosa
cosa riusciamo a combinare. Sono curioso di sapere la vostra traiettoria. Beh, assolutamente sì, anche perché se non è il 90 in ambo interno, ci sono assolutamente degli altri risultati che comunque pagano come il 90, di conseguenza i numeri sono 90, esatto, ma sì, non tutta la nostra attenzione, la nostra concentrazione è dedicata al 90, anche se dobbiamo dire una cosa, spesso e volentieri, come nel caso dell'estrazione dell'altro ieri, di sabato, le tante somme 90 che si sono sviluppate ovviamente ci confermano i 90, e poi è chiaro che comunque se non è al primo può essere al secondo, al terzo colpo, ora della fine il 9 o il 90 arriva. Esatto, esatto. Allora ragazzi, tra poco andremo a sbirciare tra qualche curiosità, anche perché i nostri ragazzi si apprestano a ricominciare la scuola, per cui parleremo anche di qualche trucchetto per qualche studente un po' meno voglioso di andare a scuola, ma io direi proprio di cedere innanzitutto il primo collegamento in redazione a voi, perché dobbiamo andare a scoprire come affrontare al meglio proprio il colpo di domani sera. Va bene, Walter, grazie. Andrò io in redazione, perciò andremo a valutare anche gli scontrini che avete già indirizzato qua in redazione, e vi ringraziamo, ma non solo. Partirà la prima informazione valida veramente per tutti voi. Ti do il tablet e io vado in redazione. Seguitemi, grazie. Eccomi, eccomi in redazione, e l'895095 è già partito, già è a vostra completa disposizione. Attenzione, fate tesoro di questo portale, perché questo portale è un portale molto interessante, e proprio per l'estrazione di domani sera avrete una informazione strabiliante. Riparleremo di questo 90, ci sono state due condizioni di somma 90 e una conferma con i numeretti, ma prima noi andiamo a vedere gli scontrini, le fotocopie dei vostri scontrini che avete indirizzato qua in redazione, e partiamo appunto con il 1988. Questo è arrivato a tutte le ruote, è arrivato al secondo colpo di gioco, e proprio questa nuova informazione l'abbiamo lanciata al nostro rientro martedì sera, e in effetti questo 1988 era un solo ambo con l'88 a Cagliari. Non è arrivato a Cagliari, ma è chiaro che quando incontriamo un'informazione che è destinata ad una sola ruota, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo recuperare a tutte le ruote alla ruota nazionale, quindi questo è uno scontrino giocato a un euro. Molte persone hanno inviato il proprio scontrino con 5, 10, 20 euro, ma questo è ovviamente quello che tutti possiamo effettuare al gioco dell'otto. 54, 82. Ecco che noi abbiamo parlato dei due centenari in ottantina alla ruota dell'otto di Torino, e questo 54-82 è arrivato sempre al secondo colpo a ruota, quindi qua tocchiamo l'ambo secco con un centenario. Ora noi andiamo a vedere il quadro estrazionale dell'altro ieri di sabato sera, e ci dobbiamo assolutamente dedicare a due ruote importanti. Tra le altre cose sono due ruote diametrali, sono Cagliari e Palermo. In effetti abbiamo la doppia somma 90 a Cagliari e Palermo con il 7,83 straordinario e con il 4,86. Molto bene, già qua queste due somme 90 confermano il 90. Noi sappiamo che alla ruota di Palermo il 90 è uno dei frequenti, anche se a Cagliari è appena arrivato, non ci interessa. Attenzione, perché quei numeretti terzi estratti, 2 e 3, fanno una somma 5. Io ricordo che il 5 è il diametrale in decina del 90, quindi ci sono una serie di incastri assolutamente interessanti che favoriscono l'arrivo del 90. Allora io e Marco, seguendo la statistica dopo l'estrazione di sabato sera, abbiamo preparato due ambi secchi, quindi sono due ambi che ovviamente si possono giocare anche in ambo terno secco, quindi sono due ambi. C'è un terno
alterno, attenzione alterno, perché è il 90 con due numeri radicali veramente interessanti, e questo potrebbe addirittura confermare il terno secco e poi la superquaterna, perché parliamo di un 90 da abbinare a un simmetrico. Sapete cosa sono i simmetrici? Beh, sono quelle terzine di distanza 30, e sappiamo che sono in assoluto le più frequenti. Ma perché abbiamo scelto questa strada del 90 più il simmetrico? Perché manca da troppo tempo il terno o la quaterna con il 90 e questo simmetrico. E allora, signori, attenzione, tutto è solo sul 90, tutto è solo a Cagliari-Palermo, due ambi, un terno, una quaterna, e questa quaterna si può suddividere anche in ambi. E allora al tasto 3 dell'895-095, ripeto 895-095, avrete questa informazione splendida, valida domani sera. Vi attendiamo nel portale 895-095. 5 vola sempre più su. Eccoci qua, amici, eccoci qua. Allora, innanzitutto vogliamo proprio mandare un saluto a tutte le famiglie che hanno dei ragazzi, che hanno dei bambini che si apprestano in questi giorni, proprio ricominciano le scuole, chi la materna, chi l'elementare, le medie, le superiori. Buona scuola, ragazzi, e comunque godetevela. Voi come eravate a scuola? Attenti o un po' nel vostro mondo? Io ero abbastanza attento. Tu, Marco? No, no, assolutamente, ho sempre vissuto nel mio mondo. Anch'io. Assolutamente. Sapete, non ero... Sapete perché vi faccio questa domanda? Perché allora arriva sta curiosità. Zach King, quindi dall'Oriente per forza, seguitissimo maghetto dell'illusionismo su YouTube e studente dell'Oregon, quindi è in America, propone un trucco per dormire in classe senza essere sgamati. Basta un pennello con una serie di foto a grandezza naturale da seduti, tutte con abbigliamento diverso e fotografate sullo sfondo dell'aula
facendo attenzione ai minimi particolari. Questo gioca praticamente sul colpo d'occhio dell'insegnante. Si fa le foto in classe, magari dietro una finestra, cioè piglia la prospettiva e poi si fa le foto da sveglio, mette la foto e dietro però ci dorme. Però a me sembra un po' una genialata per far parlare di sé, perché sì, se ha degli insegnanti che non lo sgamano, allora è meglio mandare in casa di cura gli insegnanti. Vabbè, assolutamente direi. Sì. Perché, cioè, ora, come io li avevo studiate migliori, per esempio. Beh, ma quello del dormire in classe molto probabilmente è un classico magari dell'inizio di scuola o magari quando si segue un periodo molto stressante. Beh, è chiaro che comunque al giorno d'oggi tra vari tablet, cellulari, eccetera, eccetera, magari i ragazzi sono più distratti di una volta. Io trovavo sempre la scusa della congiuntivite, l'occhiale da sole e poi dietro l'occhiale da sole. Ma io non ce l'ho mai fatta a dormire in classe. Io ogni tanto sonnecchiavo, sì. Beh, ma qua si parla di essere grandi, perché quando si è bambini, no, dai, in linea di massima. No, beh, no, io parlo del primo anno del liceo, che proprio per me è stata una bomba atomica, perché abitavo nel paesello, tipo i paesini della Maiella, io per arrivare a scuola ci mettevo 3 ore, quindi partivo da casa alle 5, quindi poi arrivavo in classe e crollavo. Allora, ragazzi, sveglia, buona scuola e andiamo invece ancora una volta in redazione con voi. Molto bene, allora noi adesso andiamo a parlare, stavo pensando alla scuola ma non racconto nulla così almeno me la cavo velocemente. Noi andiamo a parlare invece di ritardatari centenari. Perché? Perché nella scorsa, fino alla scorsa settimana, quindi fino a sabato, sappiamo essere diventati 6, quindi partendo dal più vecchio, che è il 53 della ruota nazionale, il 28 a Bari, c'è ancora il 75 a Firenze, il nuovo 34 a Napoli, e avevamo fino a sabato quella particolarità che ci aveva appunto incuriosito dell'81 e 82 sulla ruota di Torino. A oggi i centenari sono rimasti 5, perché la dipartita dell'82 su Torino, che era il più giovane dei due oltretutto nell'estrazione di sabato, è stata per noi una grandissima sorpresa, perché l'Ambo 54 e 82, ampiamente commentato prima, è un'ottima vincita, avevate solo quello, quindi io e Lio non vi abbiamo dato per 100 volte tutti e 90 i numeri girati tra di loro, ma vi abbiamo proposto l'Ambo secco 81-69, che era quello calibrato ed è ancora interessante, quindi rigiocatevelo su Torino, e l'82-54, tutto qui, quindi c'era un Ambo, quell'Ambo è uscito, ottimo risultato. Ancora una volta abbiamo dimostrato come alcuni centenari si possono trattare in tempi corretti e altri poi purtroppo non seguo, purtroppo seguono, ecco dove andava l'NO, seguono delle linee completamente diverse. Andiamo a dare un'occhiata che cosa abbiamo scelto, perché tecnicamente abbiamo avuto la fortuna di poter trovare condizioni importanti per l'estrazione di domani, proprio su questo gioco. Venite con me. Rieccoci, lo so che sono un po' noioso, ma la tipa qui dietro è proprio svenuta. La facciamo sparire e andiamo invece a dare un'occhiata intanto al codice che contiene il consiglio che sta per arrivare, e vi dico consiglio, quindi state attenti perché è sicuramente un aspetto importante. Sapete che anche nel pomeriggio non abbiamo visitato 150.000 codici, a parte che non ci sono nemmeno qui a Casalotto, però abbiamo ripercorso insieme le possibilità più importanti. Prima Lio vi ha parlato di un fantastico, perché solo così lo possiamo definire, 90, e io vi parlo dei due fantastici centenari che domani sera si possono presentare. Allora, mentre la scorsa settimana abbiamo un po' snobbato, adesso ci arrivo, il 53, se ne è parlato, però vi avevo detto se poi supera i 200 dobbiamo vedere. In realtà c'è un'ottima conferma, ce n'è un altro e qualcosina di più. Prima però di andare a vedere nel dettaglio qual è il contenuto ovviamente dell'aggiornamento Area Lotto dopo il tasto 3 di Lotto Flash, andiamo insieme a rivedere pochi secondi proprio dell'estrazione di sabato. Ritorniamo indietro un pezzettino. Il 54-82, bene, eccolo lì, centrato 54-82 alla ruota del Lotto di Torino, ottimo. Ci sono anche altri risultati, la ruota di Venezia ci regala con i suoi radicali l'Ambo 669. Quell'Ambo 82-54 è straordinario. Beh, ora della fine abbiamo visto quello che è il risultato più importante. Il 54-82, come dicevo dallo studio, erano due gli ambi. Nel dettaglio, con l'82 a Torino c'era solo quello, e quindi il risultato è straordinario. Secondo
e terzo colpo, quindi abbiamo giocato nulla per vincere tanto. Devo dire, basterebbe un ambo secco su ruota, insomma, ad ogni estrazione, giocando magari anche 5 o 6 diverse possibilità per vincere tanto. È un periodo importante, continuiamo a cavalcarlo. Intanto diamo un'occhiata ai 200 turni di assenza del 53 della ruota nazionale, quindi su questo adesso ci sono delle possibilità. È ovvio che ne abbiamo ampiamente parlato, c'è stato tutto il mese di agosto dove una serie di sentori, li ricordiamo, travertibili, laterali o altri compendi che ci portavano a consigliarlo, poi però purtroppo in qualche occasione si è vinto magari l'ambo in terzina, quindi con gli abbinamenti del 53, in altre occasioni qualcosina su tutte e in altre una schifezza. State attenti, perché non vi voglio dire ci siamo, perché non mi piace, ma il 53 è a 200 tondi tondi, quindi ciclo completamente diverso, numero speciale, io e Lio due ambi, quindi doppio abbinamento facile per tutti e il terno ce li abbiamo. Rimaniamo a Torino, perché avevamo già spiegato come il precedente ambo, lo ricordate, il 18-28, che era l'ambo di Centenari di Torino, in questo momento abbiamo avuto i due vertibili dello stesso, quindi l'81-82, che tra loro erano anche legati dalla decina e dall'essere consecutivi. L'82 se n'è andato, l'abbiamo vinto benissimo. 106, quindi ha passato un turno dalla metà del primo range, che è poi il più importante, vi dico di stare attentissimi all'81. Quale è meglio dei due centenari? L'81 a Torino. Vi sto dicendo esattamente la stessa cosa che dicevamo con l'81 e 82. Detto questo, oltre allo speciale centenari con doppio ambo eterno, avrete anche l'ambo vertibile più atteso domani sera. Tutto qui. E allora con Lio vi aspetto, dopo il tasto 3, in lotto flash. Vi ricordo il portale 89-22-77, tasto 3 appunto, aperto a tutta la rete fissa, dove il costo dell'intera chiamata è di soli 2 euro. Con un euro in più potrete usare anche un qualsiasi cellulare, che sia TIM, Vodafone, Windows 3, è indifferente. Vi aspetto per l'aggiornamento esclusivo dei centenari di domani. Thank you.
Ed eccoci ancora con voi, 5 minuti, gli ultimi 5 minuti di questa serata assieme. Facciamo gli auguri veloci ad una protagonista del cinema. Auguri al premio Oscar Jennifer Hudson, che per la sua recitazione in Dreamgirl nel 2006 ricevette proprio l'Oscar come attrice non protagonista, per cui insomma una bella soddisfazione. Jennifer è anche cantante di successo, una delle poche artiste a saper gestire una doppia carriera senza perdere qualità in nessuno dei due ambiti. Nel 2008 è anche colpita da un terribile lutto, l'ex marito, eccola qua, una bella moracciona, l'ex marito della sorella uccide madre, fratello e nipotino. Bene, ha fatto la strage all'americana. Benissimo. Allora, lei è Jennifer Hudson, oggi compie 35 anni, ne ha fatte mai tante che poteva anche farne di più di anni, perché ne ha già combinate un bel po'. Tanti auguri. Infatti. Allora, noi ora andremo assolutamente a valutare l'ultimo portale del lunedì sera, quindi avete questa bella possibilità di avere due speciali in una sola chiamata, e il costo di questa chiamata sarà di poco più di un euro sia da rete fissa ma anche dai cellulari, perciò tutti voi potete ascoltare il messaggio, l'informazione, anche gli amici o le amiche che di solito non usano i nostri portali, e in questo caso, visto che è il portale più economico, lo potrete sfruttare. Seguitemi, grazie. Eccomi nuovamente in redazione, e attenzione perché abbiamo una valutazione estremamente importante, estremamente giusta per domani sera. Innanzitutto parliamo del portale 892288. Questo portale, lo sapete, costa poco più di un euro da rete fissa e anche dai cellulari. Quindi tutti coloro che vogliono entrare in questo portale pagheranno poco più di un euro. Dopo aver formulato l'892288, tasto 3 e ascolteremo. Ascolterete lo speciale 88, unico terno secco, terno di Marco, un terno veramente importante, quindi questo è da valutare in ambo e in terno secco. Attenzione al numeretto 9, è il mese di settembre, sapete che in settembre ci sono delle ricorrenze importanti di lotto segreto, quindi gli amici che seguono io e Marco da anni sanno benissimo a cosa mi riferisco con lotto segreto. E allora, signori, attenzione, perché abbiamo un ambo e un terno direttamente da lotto segreto che noi vogliamo dedicare a tutti voi, quindi ascolterete due terni e un ambo secco, e il costo quale sarà? Sarà poco più di un euro da rete fissa e dai cellulari. Via con le vostre chiamate 892288, ripeto 892288, tasto 3, e avrete subito questa nuova informazione. Scende la notte più buia che c'è, in giro non si vede più niente, ma non tremate, non temete, perché nel cielo vola una luce potente, ci salva in fretta da questo blackout, sfrecciando al ritmo di Twist and Shout. A tutti i numeri per fare un bel match, è l'otto flash. Sono gli occhi, ma non facciamo brutti pensieri. Allora, amici, sarebbe bello proseguire questa serata almeno ancora per una mezz'oretta.
ci sarebbe da sorridere anche assieme, invece è finita. Vi ringraziamo davvero di cuore. Ciao Marco e Lio. Ciao Walter. Ci vediamo spero la settimana prossima. Assolutamente sì. Io intanto arrivo. Sì, sì, giustamente qualche giorno di ferie va bene anche per te. Ciao Walter, ciao Marco, ciao a tutti voi e a domani. A me rimangono 3 secondi, un grazie a voi in studio, a tutto il pubblico di Casalotto e ci vediamo domani pomeriggio 14:27 alle 20 per vivere insieme la sesta del mese. Ciao. 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 Se col caldo ci resti sotto, stappa e